Caltanissette era presente a Sanremo, Giuseppe Schembri da Delia, Daniele Cacciuolo da Gela e Fabio Donzella da Caltanissetta hanno rappresentato la città e la sua provincia, facendo parte del team dei pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo, nell'Arena del Gusto. Insieme ai responsabili dell'area pizzeria, Enzo Piedimonte e Carmelo Pistritto, c'erano molti siciliani. È stata una bellissima esperienza, comunque sia. Abbiamo cucinato per la troupe di Sanremo, cameraman, giornalisti, presentatori e Sanremo Giovani. Una bellissima esperienza, come dicevo, più che altro mi sono confrontato con moltissimi miei colleghi e adesso amici. Si impara sempre qualcosa di nuovo, comunque sia. Eravamo una cinquantina tra siciliani, napoletani, pugliesi. Comunque sia prevalentemente del sud Italia e siciliani. Un'esperienza positiva e formativa per il 32enne nisseno che ha già alle spalle molti anni di esperienza nel mondo della pizza con una conoscenza profonda dei suoi segreti. Una buona pizza, un buon impasto per pizza e la qualità dei condimenti comunque sia fanno la differenza tra una buona pizza e una pizza mediocre. Ai segreti una buona lievitazione, una buona farina, come diciamo dei bei condimenti. Si proietta verso il futuro e le prossime avventure da affrontare. Fabio Donzella, che ha vinto nel 2019 a Sera di Falco il primo premio per la categoria pizza napoletana nel campionato internazionale organizzato dall'Associazione Pizzaioli in giro per il mondo, e adesso pensa ad una prossima competizione. La prossima settimana avrò una gara, diciamo, su una pizza d'essert e un concorso online. Vedremo in futuro se ci sarà una chiamata per Casa Sanremo, cercherò di partecipare e di esserci.